Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con le news della settimana. Una settimana abbastanza tranquilla, almeno per i primi 3 o 4 giorni, e poi da parte di Hot Toys un rilascio della vecchia schedule che ormai è quasi terminata e sono contento, e anche un nuovo annuncio, ovviamente un nuovo Iron Man, perché non poteva esserci una settimana senza un nuovo Iron Man per Hot Toys. E poi invece un paio di chicche, un paio di nuovi annunci da parte di Soso Toys che mi hanno sorpreso e quindi volevo parlarne con voi. Cominciamo subito con il rilascio che è di Rocket, tratto da I Guardiani della Galassia volume 3, e sono molto contento della notizia che ha preceduto il suo rilascio. In realtà nella mattinata è arrivata prima la notizia dell'upgrade della testa dell'headsculpt di Rocket e poi nel pomeriggio è stato finalmente rilasciato ufficialmente. Sono veramente contento di questa novità, anche se fra poco vi dico che cosa penso di queste cose, perché comunque il passo in avanti secondo me rispetto al vecchio headsculpt, come vedete da schermo, è un ottimo, un buon passo in avanti. Un headsculpt che è stato migliorato notevolmente, come vedete, rispetto a quello vecchio, in cui aveva questa espressione che a me non mi è mai piaciuta. È stato uno dei motivi per cui non ho preordinato il Rocket tratto da volume 3. E invece qui, a quanto pare, il passo in avanti sia per quanto riguarda proprio la smorfia, ma anche la cura delle fattezze del pelo e quant'altro, secondo me sono notevolmente migliorate. Sono veramente felice di questo upgrade. Dopo tanti downgrade che vediamo in diverse occasioni, questo e anche Mantis, che abbiamo visto più o meno un mesetto fa, secondo me è un bel upgrade. Guardate la differenza con la vecchia versione, quindi il prototipo che era stata annunciata, direi che tutt'altra cosa. È stato cambiato anche in parte Cosmo, che va ad accompagnare questa sorta di double pack con Rocket e Cosmo, appunto. È stato reso più, cioè con delle proporzioni migliori, quindi è stato alzato leggermente, se non mi sbaglio forse si parliamo di 1,5 cm, 2 cm. Mi sembra da questa foto che anche il colore sia leggermente cambiato, sia un po' più lucido, però probabilmente è un effetto delle luci di questa foto. Come vedete sono 13 cm contro gli 11,5 cm, se non mi sbaglio, che erano stati annunciati nel prototipo. Per quanto riguarda i dettagli, stiamo parlando, appunto, vedete, questi sono dati ancora vecchi, 16 cm per Rocket e 11,5 cm diventati 13 per Cosmo. L'uscita, comunque, i tempi sono stati rispettati perché si parlava di terzo o quarto quarto del 2024, quindi ci siamo in pieno. Accessori che già potete vedere, ovviamente, in fase di... avevamo già visto in fase di anteprima, quindi un bel po' di tempo fa. Comunque un pezzo da non perdere per gli amanti dei Guardiani della Galassia. Io personalmente non amo le versioni dei Guardiani di volume 3, semplicemente perché preferisco le loro divise, tra virgolette, le loro suit peculiari, quindi preferisco quelli di volume 2. Non avendo poi altri membri del team che mi piacerebbe recuperare in futuro, non ho preordinato questo Rocket, che comunque, come vi dicevo, non mi convinceva particolarmente. Una piccola parentesi su questa faccenda dell'upgrade: mi sarebbe piaciuto che Hot Toys, siccome non credo che abbiano lavorato sull'headsculpt di questo Rocket il giorno stesso in cui l'hanno rilasciato, mi sarebbe piaciuto appunto che fosse stato mostrato questo nuovo headsculpt parecchio tempo prima. Perché? In questo caso, per esempio, io, anche se mi fosse piaciuto questa versione di volume 3, magari non l'avrei preordinato per questo headsculpt che secondo me era proprio bruttino da vedere. E in questo caso mi sarei pentito del mancato acquisto, del mancato preordine, proprio perché appunto con un headsculpt del genere sinceramente l'avrei preso. E poi ritengo anche che il prezzo sia molto alto, perché parliamo sempre, se non ricordo male, di 300-320 euro per questo double pack, per una figure che è alta una 15-16 cm. Ti ci mettono anche Cosmo, ok, ma secondo me Cosmo comunque non va a contare come una figure. Ecco, questo è quello che penso io. Anzi, fatemi sapere voi, lascio la parola a voi qui sotto nei commenti per dirmi che cosa ne pensate, perché sono molto curioso, sia della faccenda dell'headsculpt, l'aggiornamento che secondo me andava fatto prima, sia per il prezzo di Rocket. Poi andiamo a vedere molto velocemente, ragazzi, perché non ho intenzione di soffermarmi tanto, sul nuovo Iron Man. Nuovo Iron Man che è stato mostrato in occasione del Avenger Campus, che, se non ho capito male, è la nuova attrazione
a tema Marvel che è stata inaugurata a Disneyland. C'è questo evento adesso, non so se è ancora in corso mentre quando uscirà questo video, ma c'è questo evento chiamato D23, un evento proprio a tema Disney, e per l'apertura di questo evento appunto Hot Toys ha deciso di annunciare questa Mark 80. Una armatura che, se non mi sbaglio ragazzi, non è mai stata vista nei film ed è molto bella dal punto di vista estetico. È un'edizione limitata, anche se non c'è un limite di pezzi che viene annunciato in questo caso, non viene dichiarato nessun limite di pezzi, dice solo che è una versione limitata che dovrebbe essere già disponibile, anche se ancora per esempio su Sideshow non l'ho vista, insomma, quindi ve la sto mostrando direttamente dal sito di Hot Toys. Sul sito di Hot Toys, che tra l'altro non è nemmeno dalle novità, ma bisogna cercarla nel motore di ricerca perché sennò non si trovava. Comunque molto simile secondo me alla Mark 85, quella ovviamente non Battle Damage, e mi piace molto a livello estetico, mi piace molto, ha degli accessori che anch'essi sono molto simili a quelli della Mark 85, poi ha degli accessori esclusivi che è questo shawarma, che ragazzi non ho idea che cosa sia, ve lo dico sinceramente, e una mappa. Poi abbiamo le solite caratteristiche di Iron Man, una base esagonale, vari pezzi che possono staccarsi dall'armatura e le varie armi. Leggiamo qualche dettaglio molto velocemente. Uscita, come vi dicevo, terzo quarto quarto 2024, perché in realtà è già disponibile. Il codice è CMS018 Diecast 60B, un codice fiscale praticamente, altezza 32,5 cm, 30 punti di snodo e varie funzioni LED per il casco e per l'armatura, come per tutti gli Iron Man, varie parti di armi e armature intercambiabili, anche ovviamente le mani intercambiabili. Abbiamo l'Energy Blade classica che troviamo anche nella Mark 85 e i Claw Blasters, quindi gli artigli. Poi abbiamo anche lo Spider-Bot, dimenticavo, tra gli accessori, una upgraded version a quanto pare, e l'oloproiettore. Quindi nulla di particolare ragazzi per quanto mi riguarda, l'ennesimo Iron Man, ma magari potrebbe essere un'occasione per chi non ha una Mark 85 o comunque vuole un Iron Man comunque molto figo dal punto di vista estetico, ragazzi. Però ecco, per quanto mi riguarda rimane lì, anche perché non è una versione tratta dal film né altro, poi mi potrei sbagliare, correggetemi ragazzi se è così, ma mi sembra che non ci sia in nessun film, e soprattutto è in occasione di questo Avenger Campus, e sinceramente a me personalmente interessa molto poco. Poi andiamo su Il Colosso dei Nerd, ragazzi, dove possiamo vedere i due annunci da parte di Soso Toys, invece, che sapete lavora molto bene, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Io personalmente in collezione per il momento solo Rengoku, tratto da Demon Slayer, ma sto aspettando altri pezzi, tra cui il Geralt di Rivia di The Witcher. E qui vediamo il primo dei due annunci di Soso Toys, con preordini già aperti sul Colosso dei Nerd. Parliamo di SST 073, ovvero Lady Protector, ovviamente Soso Toys lavora senza licenza, e stiamo parlando di Supergirl, infatti il simbolo della S sulla tuta ovviamente è censurato. Direi che le fattezze dell'Headsculpt, io la serie TV non l'ho vista, ed è una mancanza perché devo rimediare ovviamente, però mi sembra fatta molto bene sia per quanto riguarda l'Headsculpt sia per quanto riguarda i tessuti e le fattezze in generale del body e del costume. Quindi qui ci fanno vedere meglio ovviamente l'Headsculpt, che dovrebbe essere uno solo, tre paia di mani intercambiabili, una basetta molto semplice e poi ovviamente il costume. Prezzo Colosso dei Nerd 200€ in preordine, con arrivo previsto secondo quarto del 2025. Chiusura del preordine ragazzi sul Colosso il 19 agosto a questo prezzo. Quindi anche qui molto interessante, Soso Toys sappiamo che lavora molto molto bene, quindi sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate voi, soprattutto se avete visto la serie TV. Fabio, soprattutto iscritto al canale, mi rivolgo a te perché so che sei anche un grande appassionato. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi e ovviamente se la preordinerai, anche se so già la risposta. Secondo, invece, annuncio da parte di Soso Toys, una doll spettacolare per quanto mi riguarda, la SST Soso Toys 075, ovvero Slash. Qui Soso Toys va a collaborare con questa azienda che non conosco, WinC, e va a ricreare questa 1-6 di Slash, che secondo me è fenomenale, almeno da quello che sembra adesso nel prototipo.
con vestiti in vera pelle, poi bisogna vedere se effettivamente sarà vera pelle, ragazzi, ma comunque una qualità di pelle che sembra essere superiore, migliore rispetto a quello a cui siamo abituati. Diversi accessori, come potete vedere, e stiamo parlando ovviamente del grandissimo chitarrista dei Guns N' Roses e molto altro, quindi per tutti gli appassionati non potete farvi scappare questo pezzo. Come vedete, qui vediamo nel resoconto finale genuine leather outfit, quindi pelle vera, un sacco di altre cose, l'innesto per i capelli che andrebbe visto meglio soprattutto di persona per vedere la qualità, ma comunque ragazzi tutta questa roba con tutti questi accessori, mani intercambiabili, una sorta di anche base diorama con questa sorta di stage, insomma un sacco di roba fighissima, la chitarra eccetera, Colosso dei Nerd 229. Questa molto probabilmente, ancora non lo so, potrebbe entrare a far parte della mia collezione, da grande fan sia di Slash che dei Guns N' Roses in generale. Quindi ecco, potrebbe essere molto interessante come preordine, ragazzi, quindi fate un pensierino anche su questa, perché vi ripeto, Soso Toys per adesso sembra aver fatto sempre grandi progetti, sembra non aver mai deluso le aspettative, almeno per quanto mi riguarda e per quello che ho visto e ho sentito dire in giro. Ultimo rush finale per gli ultimi arrivi, ragazzi, su ilcolossodinerd.com. come al solito ci sono dei preordini interessanti per quanto riguarda Stage Figures al tema Dragon Ball, che personalmente mi interessano molto, ovvero Freezer nella sua prima forma, una ristampa ovviamente, con il relativo pod, anche questo probabilmente sarà da prendere. Trunks Super Saiyan con Infinite Latent Power, quindi con il limite del Super Saiyan superato. Il preordine, scusate, di Lady Deadpool, per chi fosse interessato, a 299. Poi vediamo queste figure spettacolari in scala 1-12, ragazzi, della Revoltech Yamaguchi, che sono bellissime, secondo me, veramente belle, di Arkham Knight e Deathstroke. Queste abbiamo visto anche altre cose in passato relative, anche questa di Venom, sono fighissime per essere in 1-12, ragazzi, sono dei veri e propri capolavori, infatti il prezzo è leggermente più alto per la realizzazione, ma sono veramente dei pezzi da non perdere. Poi questa statua, anche essa in preordine, di Naruto, che purtroppo non colleziono statue, ma da grande fan di Naruto, a solo il 99 euro questa andrebbe presa. Zoro di questa nuova marca, di questa azienda che io sinceramente conosco poco, per il 10° anniversario di non so cosa, forse dell'azienda. Poi una sfilza di nuove Marvel Legends a tema Spider-Man Across the Spider-Verse. Qui i prezzi sono relativamente bassi, ragazzi, per le Marvel Legends, e abbiamo un sacco di chicche. E anche qui date un'occhiata sul sito, perché c'è qualcosa magari di interessante a questo prezzo, che se siete amanti di Spider-Man, soprattutto in particolare di Across the Spider-Verse, non dovete farvi scappare. Poi un'altra aggiunta dell'ultimo momento, un preordine di questo 1-6 di Viper Vendetta di Toys Power, un'azienda che io non conosco sinceramente, un'azienda di terze parti molto probabilmente, che non conosco, ma anche in questo caso date un'occhiata, perché questa versione, tra l'altro 2.0 da quello che vedo, potrebbe essere interessante per i fan di Viper Vendetta. Detto questo, ragazzi, come vi dicevo, una settimana molto concisa, con poca roba, fatta bene dopo tutto quello che c'è stato nei giorni scorsi. Siamo finalmente agli sgoccioli per quanto riguarda la schedule degli annunci, dei rilasci da parte di Hot Toys in questo caso, perché manca soltanto il Darth Vader di episodio 6, che mi aspetto la prossima settimana a questo punto, e poi non vedo l'ora inizi la seconda parte della schedule con Joker, Tech, Bane e tutta quella roba molto molto interessante, tra l'altro anche Throne di Star Wars Ahsoka, che non vedo l'ora di avere per le mani. Quindi fatemi sapere, come al solito, come ogni settimana, voi che cosa acquisterete, che cosa preordinerete di questa roba qui, se vi interessa qualcosa, insomma parlatene qui sotto nei commenti con me, e vediamo un attimino di fare il quadro della situazione per quelli che saranno gli acquisti futuri. Ditemi anche che cosa vi aspettate dalla prossima settimana, se appunto verrà rilasciato il Vader di episodio 6, e cosa invece vorreste come nuovi annunci, anche in vista di quello che abbiamo visto nelle fiere delle scorse settimane.
Detto questo, ragazzi, io di nuovo vi saluto, vi auguro buona domenica e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!